sfavillanti, ma ben ricongiunti per la seconda sfavillante parte di Torta di Riso. In studio come prima Enrico Ballontin e Andrea Cecon, che non fanno altro che presentarvi la loro prossima rubrica, che è Testicology, un approfondimento semiscientifico che ridisegna addirittura il concetto di scusateci il termine, ma capirete perché. Abbiamo questo si li gioca da un'altezza di 1,70 m minimo. Però bene, se li gioca proprio fino in fondo. Dimmi te perché devi fare sta cosa, vabbè. Probabilmente per non avere più figli. Questo qua non lo fa neanche tanto a posto di essere così scemo. Sta giocando alla spada dello Jedi. Vi prego di anche considerare l'amico ancora più scemo come inquadra. Sì, ecco. Bella questa. Però utile per il sarto, perché capisce che gli batte a destra. Vedi? Figurone, complimenti. Vai con lo skateboard. Dovevi aspettartelo, Lui le balle le porta un po' dietro qua, in questo caso. Si guarda la ringhiera come si fa secondo qua? Ma arriva una moto, non capiamo. Ma come mai? Poi capiamo, ce l'ha lasciate sulla ruota posteriore, vedete? Si era messo anche in camicia bretella. Ma come ci vai in moto? Questo invece è un po' più casual, ma il risultato è lo stesso. C'è tanto pubblico, quello rende la cosa ancora più gloriosa. Questi se la cercano proprio sui legni bagnati. Io però continuo a dire, ma perché mettono questi giochi in questi parchi pubblici nordici? Per quello, perché non vogliono fare figli in un futuro. Non li farà neanche il bambino. Bello il taglio di capelli anche, biondo. Vai. Olè. Qua invece più che le balle mi sa che appunto è un po' più dietro anche dove qua. Si sta toccando. Ma bravo. Perfetto. Quindi ogni mese 280 ricoveri al reparto imbecilli? Certo, tenga conto anche che sono tutti soldi pubblici che ballano, Il saltarello, che bello! Bellissimo, guarda. Era quest'altro. L'amico che addirittura nel replay potete notare tocca che le balle per simpatia. Sì, anche per simpatia, vuol dire anche lui dice: oh, mamma mia, che male! Fa male. Passiamo a queste immagini dei Ciolla Beatles, che sono un gruppo che appunto si percuote questi coperchioni davanti. Eh sì, famosi per battersi nella ciolla a questo modo, guardate. Convention di Dresda, vedete, il direttore commerciale vuole provare questo loro strumento. E prova veramente come si fa a battersi nella ciolla bene, però. Quanto ridere lo scherzo che gli fa il sassofonista. Ma ora imbellettiamoci, perché è il momento di Non è un paese per sciure. E vedrete che quando avrete visto i filmati ci darete ragione. C'è una sciura russa, una sciura dell'alto Volga. Sciura di tutto l'anno è rimasta incastrata nel seggiolone. I seggioloni non li fa più come una volta. Però anche lei, signora, si è un po' allargata di fianchi, Non esce proprio dal seggiolone. Irina non esce. E il marito la molla come una gamba di sedano, ma marito, meraviglioso. Ubriaco marcio, comunque andiamo avanti, qua siamo in America, USA, si vede proprio la bandiera sventolare, che sa qua che c'è un po' di vento, signora, però attenta, si è anche vestita non proprio da ginnastica, la vecchia, come si assacchetta sulla nipotina, sembra una veramente nuova falcia. Una coperta buttata lì, sembra. Cosa ridi, che la mamma ha fatto gli gnocchi? E poi con quella faccia, soprattutto. Stavamo pochi metri fuori dalla porta di casa. Utile il casco, soprattutto. Per proteggere quei pochi neuroni, d'altronde cosa serviva? Oh, signor, è già passata la processione? Sì, di ambulanze, vecchia! Ma eccoci finalmente all'anziana etuale del balletto russo, Ciolanka Sbilenka. Il famoso cigno nero di San Pietroburgo, che dal Bolshoi... Purtroppo in una triste parabola di alcolismo è finita a esibirsi da Tito, una trattoria per camionisti. I camionisti imbriachi gioiscono per queste scene, andiamo avanti. Andiamo avanti e vediamo altre scene ancora più turpi, se possibile. Nipotino e zia. Altre sciure che... Un'altra signora che non dovrebbe essere nel posto dov'è. Ma non avrebbero diritto neanche di cittadinanza, secondo me, perché sono troppo imbecilli. Con quel cattiveria al bambino gli fa lo scherzetto. Il bambino fa la cosa giusta, per citare un altro film. Andiamo avanti con un'altra sciura che la imbellinano su un cammello. Su un cammello, ma il cammello ha una retroimpennata che purtroppo costringe la sciura a dare una straccionata per terra. Quanto ridere però, ragazzi. Quella volta a Shoulder Shack, troppo ridere veramente. Forse volevano sbarazzarsi e ereditare dalla vecchia. Non c'è tempo per una risposta, perché c'è Unbelievable People, nostra rubrica più in. Nel senso che gente che fa cose incredibili, ma anche insensate. Guardiamo questa è un genio. Guarda come fa. Sì, quando devi mettere nelle buche delle lettere la pubblicità. Sono quelli che mettono la pubblicità, che di solito li odi, però guarda un po' questo qua. Questa fra l'altro ci mette proprio pochissimo, non sporca. Che precisina, vedi che richiude quelli che rimangono aperti. Quanti ne avrà messi? Non li ho contati. Beh, per adesso non so, saranno 200 o 300, chi lo sa. Questo qua è veramente un personaggio, non vedi che piccolo, è la leggenda del... transennista folle, del suonatore di transenne, diciamo. Sì. Guardate cosa... triste ma intenso, non hai proprio niente da fare. Beh, lì che gente, che vuol dire, vedi che people,
E vabbè, andiamo avanti, che c'è questo stippatore folle. Allora, lo stippatore folle che fa stare tutta quella roba lì, quella trolleino. E quel trolleino, per fortuna ve l'abbiamo velocizzato, se non avete idea di quanto ve lo menavate, però andiamo avanti. Beh, noi ce lo siamo fatto al posto vostro, non vogliamo rimarcarlo, ma è così. Non vorremmo farvi pesare il lavoro. Ma perché, no, soprattutto, vedrete, non è ancora finita. Ha finito con le magliette, ma parte con i pantaloni. Parte con i pantaloni e comincia a fare. La tecnica, ecco, però, li lascia fuori, Lascia fuori un po' di roba. Li lascia fuori, vedi? Vedete, a casa, avete solo bagaglio a mano. Tu dici questo qua è un imbecille. No. Beh, oddio, le mago. Se questa è la sua occupazione principale. Belle anche le magliette con i gatti che suonano le pianole. Questa è già un po' più sobria. Stiamo anche scoprendo un po' la persona. Ma quante se ne porta, oltretutto? Secondo te ha finito? No, altri gatti. Ah, no, sono quelli di prima. Sono quelli di prima. Meno male. Ah, sì, perché li ripiega tutti così. Sono così, vedi, così. Uno che non ha mica finito perché manca l'asciugamano. Ah, beh, mi raccomando, eh. Allora poi. Basta. Sacchettino ce l'ha messo, comunque non si sa mai. Bravo. È il momento di Bella Iella. Non si fa sempre delle boiate apposta, a volte succede che sia anche sfigato. Eh sì, c'è momenti di sfiga tipo questo. Se la cerca vagamente. L'avevo già visto, ma è molto bello. È bello perché il telo con cui dovrebbero salvarlo in realtà un attimo è marcio. Si schianta, andiamo col bambinetto. Andiamo questo che Iella ha invece. Mica male, si stacca la ruota della bici. Fortuna che non sei in moto a 180 all'ora. Andiamo qua nel parco giochi, va bene. Vabbè, l'unico a essere centrato se, da uno schifo. Se non era muriatico, va bene. Esatto, però questo figa, se passavo lì parte. Momento giusto, al posto giusto, vediamo questo, inquadriamolo bene perché. La regia si. Si prodiga sì. Per farci capire quanto è sfigato questo. Ma bravo! Ma qua è proprio, siamo a top sì, rider. Sì, top rider, siamo in un laboratorio amatoriale, diciamo, di top di gear, vediamo. Sì, eccolo. Guarda che si mette così sto motore, sì. Perché sennò non entra. Se no non entra, se non è proprio quel giro lì non entra. Bravo. Non è sfiga, è proprio voluto. Sto malissimo. Invece questa, beh, sfiga sì, però tenendo conto che sono American Cops. American Cops sono tutti fatti loro, guarda, sì. Un'impennata pazzesca. La scena che molte gang di Los Angeles volevano vedere da anni, finalmente diventa realtà. Eccola qua, ve l'abbiamo fatta vedere noi. Attrice, stati cambi, apprendite il piano. Rimaniamo in America nel catch, nel wrestling. Wrestling in serie C. Comprate le due cordone, dai. Anche un palasport, una schifezza, sembra in sala. No, c'era anche l'albero di Natale. Vabbè, lasciamo perdere. Passiamo alla prossima rubrica che è Microdrammi. Tutti da bambini abbiamo avuto i nostri casini. E questo furetto rischia di averne uno bello grosso. Mi cade frontale con uno stecco in bocca, per fortuna, se no non è molto cruenta. Non si trafigge, vabbè, meno male. Da un certo punto di vista. Mi siamo bambino. Oltre lo stereotipo, vedete questi balletti tirolesi in cui si schiaffeggiano. Che schifezza, veramente. Il bambino cade, ma vedete, gli altri invece, i grandi, hanno preso le accette. Le accette, Hans taglierà il piede di Helmut. Purtroppo noi ci siamo concentrati sul bambino. Ma invece guardiamo proprio l'amputazione è più bella. È stato un microdramma in una spiaggia, non si sa bene dove. Non è neanche un microdramma, questi filmati qua non mandateci di più, grazie. Cioè, un grosso dramma è il nostro, noi di doverli commentare. Continuiamo comunque a vivere la noiosissima giornata alla spiaggia di questi qua. Che saranno occhio, che tra l'altro vedrete non si fa niente perché chissà sacchetta che sulla spiaggia. Lasciatelo lì a rosolare almeno. Questa è una signora affacciata, cominciamo a vedere qualche danno. E lui non vuole fratelli, vuole essere figlio unico e lo dimostra così. Ma papà c'è una bella eredità da mollargli. Non ci vuole lo psicologo, no, dici. No, lo psicologo servirà a noi tra un po' di tempo se continuiamo a vedere questi filmati. Sì, dici che dovremmo andare in analisi. Sì, perché... no, è possibile. Sacchetta, senza nessun danno, basta, fatevi male. Grazie regia, finalmente, perché il male è doppio. C'è anche la puzza del cavallo del signore. Mica male. Vediamo questo. Questo la fa grossa perché sì. Ha supposto troppa resistenza da quel tettuccio. Il tetto è un po' che non gli facevano dei lavori di manutenzione. Oh, eccoci qua. Questo è abbastanza. È un microdramma. No, sì. No, è tranquillo perché lui è caduto lui. Pensavo che pigliasse l'altalenina in faccia. Infatti, vedi. Fa tutto lui. Fa. Allora, un'altalenina in faccia, qualcuno la prende. Qui c'è la telecamera di sorveglianza a farci capire il microdramma. Perché se è veramente un microdramma, il ragazzino rimane sotto. Ma neanche tanto micro, infatti, ma un po' un macrodramma. E lui vicino in fondo che colpa ne ha, non è mica l'imbecille del giorno. E infatti l'imbecille del giorno è lui, Jennifer Beagle, una vita dedicata all'ecologia. Oggi è in spiaggia per togliere certi legni che una mareggiata recente ha portato lì. Eccone uno bello grosso e Jennifer ha un'idea per sbarazzarsene. La comunica subito al suo amico Vinny Mezza Porzione. Ehi Vinny, che ne dici se lo ributto in mare? Dico che sei un imbecille e comunque è troppo pesante, se ce la fai mi mangio un morto con le scarpe. Ma è veramente una sfida ricca di suspense. Lui il legnone ce l'ha. Guardiamo
con che tecnica vuole allontanarsi? Beh, mulina bene per tirarlo, ma purtroppo Vinny ha trovato 10 euro, gli ultimi della sua vita. Poi è molto cambiato. L'ha spaccato in faccia. Eh sì, perché lui era l'imbecille del giorno. C'è chi dice che la violenza cieca fine a se stessa non serva a niente. C'è chi punta l'indice contro la scarsa professionalità di una manodopera sempre meno qualificata. Ma chi siamo noi per giudicare? Come chi siamo? Enrique Balbontin? E Andrea Cecon che vi fanno ciao ciao con Manina, perché torta di riso per oggi è finita.